Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito. E non mi mordere il dito. Guarda come si fa un coperto, grande, grande Lino. E guarda, guarda l'espressione, guarda l'espressione felice. Gira di attimo, guarda il caffè. Penso a te, a fare il caffè. Il caffè. Hai capito? Noi siamo qua. Siamo qua. C'è uno scudetto da Napoli, va, grande, forza Napoli. Allora, no. E non esce la crema della crema. Esce la crema, la crema, della guarda. E vai. Siamo un po' emozionato qui. Siamo emozionato. Tranquillo, tranquillo. Tranquillo. Allora. Andrà in diretta questa sera alle 19.30 sul Capero Rosso. Questo qua. Questo è il mio. Questo è di Almiro. Perché sta disparità di trattamento? Perché lui lo prende nel vetro. Chi lo prende schiumato, chi lo prende, capito? Lo prendo al sangue. Lo prendi sempre nel vetro? Io sempre nel vetro, però lo prendo al sangue, praticamente vivo. E questo? Un goccino d'acqua naturale, grazie. No, a questo punto. Andiamo l'acqua naturale. La domanda sorge spontanea. La domanda è, dopo una giornata passata tra il negozio Napoli Mania del grande Enrico Duraz, il mito di Napoli, che sta facendo cose eclatanti. Ma sempre fatte. Che sta facendo? Vabbè, è un po' di tempo che vedo i negozi, quindi. Arcore Mania. Quindi. Vabbè. le statue di Bellini. Enrico, chi se te le ha scrivere? Arcore Mania. Le statue di Berlusconi. E quindi dopo Napoli Mania, un bel pranzetto da tandem a mangiare un ragù, come si fa a Napoli. Bello nero, bello. Come faceva zio? Zio? Aniello. Zio Aniello faceva il ragù con lui. Sì. Infatti loro sono andati a scuola, c'è stato un corso di preparazione da zio Aniello. A mare. A Sorrento, veramente, da Parrucchiano. Aniello è proprio Sorrento. Da Sorrento abbiamo mangiato uno zitto al ragù fenomenale. Gino pacchero a Raul Ricotta, che si muoveva, Angelo pure a collaborare. Si muoveva nel piatto il Raul, perché saltava tutto. E per finire un grande caffè Caffè Capri dal nostro amico Rino a mezzo cannone. E a questo punto la domanda nasce spontanea. Ma Vialtar avrebbe de sura o de suta? Alle 3:15 del pomeriggio. Ma che cazzo state facendo? Ma puoi suggerire allora di venire qua? Assolutamente ci dovete venire, ma non solo fare una visita veloce. Dovete stare un po' di tempo a casa di Almiro, c'è spazio. Casa di Gino, qua a casa mia, pure a casa di Angelo, casa di tutti c'è spazio. Ok, forza Napoli. Saluto, forza Napoli. Forza Napoli. Fammi la zoomata qua, vedi. Forza Napoli. Vai, grande Lino.
La signora? Aspetta, la signora? Grazie. Forza Napoli. Grazie. Vabbè. Dito. Siccome sono un po' emozionato, ho omesso di presentarvi. Di ricordare voi tutti che con noi oggi c'era il mito della musica live a Napoli, un mio allievo. Bravo, questo sì, sicuro. Un mio allievo delle serate rock blues a Napoli, che oggi abbiamo felicemente ritrovato dopo un esipodio un po' spiacevole, ma che comunque adesso sta prendendo la strada giusta. Okay. Mo sta un po' cappannello ma barba, però un poco si rimette sarà, in sesta, no? Sarà a rasoio. Signore e signori, Angela Grippa. Number one. Grazie a Dio. Ciao. La voglia ce l'ho. Chiudi la tre.